amici, oggi nel Wonderland torna la grande come sempre, questo è il suo periodo caldo ragazzi, spingiamolo fin quando regge, sì, il sordo. Quindi cosa ho fatto? Ho richiamato ancora per la quarta volta quelli dell'Amplifon. E poi in chiusura andiamo nel Veneto da Bestemmia Man. Siamo pronti? Andiamo! Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti e le ricorda che la chiamata è gratuita. Amplifon, buonasera, sono Letizia, come posso esserle utile? Non la sento! Grazie. Pronto? Giustamente. Sono Letizia di Amplifon, come posso esserle utile? Ma chi parla? Sono dell'Amplifon. Non sento. Come posso esserle utile? Non la mi perdoni, lei cercava qualcuno di particolare? Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice. Va bene. Allora, io sono dell'Amplifon. Lei chi cercava? Non la sento, non la sento. Non la sento. Non riesce a sentirmi. Mi vuole gentilmente lasciare il suo numero così provo a richiamarla oppure a farla richiamare da un collega? Senta. Sì? Tanto non la sento. Non la sento. Va bene. Non la sento. Allora sì. Le chiedo di mettere giù oppure di lasciarmi il suo numero di telefono. Non la sento. Faccio ricontattare. Non sento cosa dice. Allora non posso far altro che salutarla e chiederle di richiamare. Buongiorno. La saluto, buongiorno. Buongiorno. La saluto, buongiorno. Buongiorno. La saluto, buongiorno. Buongiorno. La saluto, buongiorno. Basta. Buongiorno. Senta. Pronto? La saluto, buongiorno. Buongiorno. La saluto, buongiorno. Basta. Buongiorno a lei. Basta, la saluto, buongiorno. Nonna. Buongiorno. Tanto non la sento. La saluto, buongiorno. Senta. Pronto? Non la sento. Buongiorno. La saluto, buongiorno. In Veneto, terra e acqua si incontrano in molti luoghi. Ma cosa c'entra? A Treviso i canali erano un mezzo di difesa della città fortezza che proteggeva Venezia. No. Nel 500. Pronto? Pronto? Stanco. Pronto? A chi parla? Aia. Voi chi che parla? Io la massima autorità dopo il demonio di Alvaro. Senta, il modo che parla non si riesce a capire. Dai! Tanto non la sento. Dai! Negami! Allora senti sto cazzo! Non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Non la sento! Tanto non la sento. Sto cazzo! Non sento cosa dice. Sto cazzo! Perché? Parli più limpidamente, magari. Tanto non la sento. Poi del grappo, poi lo sarro, stracancro in questo. Senta, mi sono appena nato. Hai capito, bastardo di nato. Sono la massima autorità dopo il demonio di nato. Hai capito, bastardo di nato. Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire? Sì, sì, quella della puttana del tuo mare di nuovo infestata. Senta. Senti sto cazzo. Senti sto cazzo, senta un cazzo. Non la sento. Coglione. Tanto non la sento. Invece sento ancora anch'io e bamba di narco. No. Parla rapidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Figlia di Satana. Non la sento, non la sento. Ma no, Adam. Non la sento. A cagare, bastardo. Stava libero. Mi chiama Becky. Questo è Wonderland. E li tira semi. Questo è Wonderland. Ragazzi, io sono preoccupato. Questo è un camionista che continua a impizzarsi. Cioè, non è proprio il massimo della sicurezza stradale. Ragazzi, ma deve essere anche buona. Dove la pigli? Paolo. 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 Amici,
ci siamo riusciti. Marco! L'ascia di guerra è sotterrata e quindi si possono finalmente riascoltare tutte le scenette e le repliche sul sito dello zoo.com. Ma affrettatevi perché non si sa mai. Noi siamo lo zoo. Ben detto, Peto, io prevedo 2 settimane e poi di nuovo a rompere i 5 coglioni. Speriamo di no.